Questa è la storia di una sfida, il progetto di una comunità che ha deciso di unire i tanti piccoli tasselli della propria identità fino a formare un bellissimo mosaico. Questo sì, in grado di generare una vera economia della bellezza. I riflettori della televisione nazionale sono stati puntati ieri sera su Sciacca, sulla sua storia, sulle sue bellezze architettoniche, sulla fenomenologia socioculturale alimentata dal Museo dei Cinque Sensi. Il programma di Emilio Casalini, andato in onda su Rai 3 dal titolo Generazione Bellezza, ha riacceso in esercenze l'amore per le proprie radici e per l'indiscutibile valore artistico, sociale e paesaggistico di Sciacca. Sullo sfondo la tanto decantata narrazione del territorio, quella resa possibile dall'idea del Museo dei Cinque Sensi, che un'intera comunità possa condividere un progetto unitario di valorizzazione sociale ed economica. Ad andare in onda ieri sera su Rai 3 è stato così il programma perfetto, dove il secolare malcontento del Saccense ha lasciato il posto finalmente alla geniale esposizione del retaggio migliore dell'anima sciacchitana, quella generosa che offre un posto a tavola, quella che sa cosa fare per farsi apprezzare da turisti e visitatori. E a un certo punto ci siamo stancati di ripeterci e di sentirci ripetere: noi potremmo vivere di turismo, noi potremmo vivere di bellezza. E abbiamo deciso di trasformare questo condizionale in presente indicativo. Noi viviamo di turismo. Puoi dirmi cosa posso vedere da queste parti? Ti piacerebbe fare un'esperienza della ceramica? Would you like to experience ceramics? Yes, ceramic. Interesting. Certo, sei venuto nel posto giusto. Sure, you came to the place, right? Ecco come la tecnologia, assieme alla simpatia degli abitanti, trasformano quello che è un problema, la barriera linguistica, in uno strumento per comunicare, per entrare in contatto, per conoscere e per divertirsi. Una mappa diversa che ti porta in giro per le identità da scoprire attraverso i sensi. E anche le strutture ricettive che fanno parte del museo diffuso non sono solo un posto per dormire, ma diventano anch'essi strumenti di narrazione. E non si può raggiungere sicuramente un'accoglienza di qualità se non viene affidata ai cittadini. Che ovviamente diventano gli ambasciatori di quella terra. Desirè Libassi.